Douglas Lewis per me in quel ruolo è uno dei migliori al mondo in assoluto, e quindi quello che ci diceva Gianluca, 20 milioni più Dillon Jr. E McKennie, è un affare clamoroso da fare subito, ma da fare ieri ma da fare ieri, e dirgli guarda ti lascio anche un tot di mani, cioè prendere Douglas Lewis è un colpaccio mondiale. Calma, calma. 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 Parola d'ordine. Calma. Calma perché... Per me in quel ruolo è uno dei migliori al mondo. Che cosa è successo? Non lo so. Vabbè, sarà che qui siamo veramente tutti impazziti o probabilmente ciò che il mio casco ha inavvertitamente schiacciato contro la tastiera era uno 0,25 in riproduzione di quello che è effettivamente l'affermazione di Marianella. Douglas Lewis, ragazzi, questa trattativa che farà separare Dillon Jr. e McKennie per arrivare a Douglas Lewis è la notizia del giorno, perché con tutto rispetto Thiago Motta si sa già da marzo che Giunto gli ha alzato la cornetta, da quando Allegri cominciava a mettere in campo non Gesekulov che voleva autosabotare la Juventus, però insomma è iniziato effettivamente il calciomercato della Juventus una settimana fa con la cessione di Caio Jorge al Cruzeiro oltre all'addio di Alexandro. Ora in una rosa che attualmente ovviamente deve ancora farne di operazioni e già se ne sentono dire un milione, ecco che da che dobbiamo in questo momento aumentare la rosa, prendi uno, vendi due, quindi mi immagino che una Juventus del futuro che non dovrà far altro che giocare non una, non due, non tre, non quattro, ma credo cinque competizioni, un mondiale per club, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa e campionato, dovrà aumentare il numero dei suoi giocatori retribuiti e ben pagati e insomma è tutto quanto. Abbiamo dietro l'angolo Szczęsny, con Di Gregorio già chiacchierato, tanto che ormai, voglio dire, forse stessimo vivendo il calcio nel 2018, ok, mi emoziono, anche se ne parliamo da una settimana, ma sto parlando di Cristiano Ronaldo, che però dalla Juventus qua, voglio dire, Douglas Lewis, sì, è una novità, diciamo, abbastanza importante, di cui parleremo in questo video, per cui io voglio che voi mi lasciate un numero da 1 a 10 per questa operazione, che appare ormai conclusa con questo conguaglio che si dovrà vedere di 18-20 milioni da dare alla Aston Villa, perché è stata effettuata una trattativa in questo momento in tempi rapidi, perché la Aston Villa ha un discorso molto simile a quello che aveva la Roma lo scorso anno, che doveva cedere in fretta per il fair play finanziario e riuscire a avere un utile da raccogliere entro il 30 giugno. Quella stessa cosa che ha fatto la Roma con le cessioni di Missori e Volpato al Sassuolo con l'aiutino di Carnevali. Allora la Juventus è ufficialmente diventata, come dire, il Sassuolo della Aston Villa, visto che noi in confronto ai club inglesi dobbiamo inchinarci, tanto che quello che è stato uno dei nostri migliori della scorsa stagione lo sbologniamo così, come se fosse semplicemente un pezzo di un pezzettino di un puzzle gigantesco che deve formare la Juventus del futuro, dove Douglas Lewis, per quanto 65 milioni è stato reputato e ne parlano un gran bene, con io che onesto, ma anzi viva l'onestà, secondo me il nome non scalderà mai quanto all'epoca un Pjanic, ti dirò un Arthur, arriviamoci, perché sicuramente come poteva uno juventino non pensare all'ultimo scambio dove abbiamo preso un giocatore dandone via un altro pagando anche il club, no? In quello scambio dove credo che ci fu, no? Quel conguaglietto, furono venduti alla stessa cifra con i linguaggi e i valori pompati per poter permettere a una o all'altra squadra di fare una plusvalenza. È un pochino meno di quell'Arthur, eh? Se non sbaglio Arthur era sull'ottantina, settantina, abbondante, qui un pochino di meno, in attesa delle cifre ufficiali ovviamente, ma è un'operazione che ti permette di eliminare dal tuo club due giocatori cui dovresti e avresti dovuto perdere tempo per il rinnovo di contratto, ovviamente Weston McKennie e Samuel Dillon Jr. A breve ovviamente ci saranno novità anche dal fronte di Rabiot, ancor prima che qualche tifoso di qualche altra squadra ci venga già a puntare il dito per quello che sono ad oggi voci, ma anche molto confermate,
su Mason Greenwood, che anche lì dovremo farcene un caso e ci dovremo inventare dei soprannomi all'altezza, per passare poi da Bologna e da Bergamo con i vari Calafiori, con Miners e compagnia cantanti. Ah, che ne penso io sinceramente di questo Douglas Lewis? Penso che in questo momento onesto sto vedendo un dirigente, o meglio un direttore sportivo, giunto lì che per ovviamente anche avvalorare il suo desiderio di accontentare, che è stato accontentato, direi chiaramente, il messaggio di Elkan dalla lettera degli azionisti, insomma, anche per spiegare quale poteva essere il futuro della Juve, in questo momento vuole tutelare la sua scelta, perché in questo momento diciamo che Giuntoli è stata una sua decisione, è stato il suo piano A e vuole dargli la squadra perfetta o la squadra che può anche volere Thiago Motta, che possono aver discusso, perché secondo me, io ve l'ho già detto, questi dialoghi ci sono in questo momento per molti juventini da oggi, con forse da ieri con la firma, ma in realtà abbiamo già passato, parlato, e direi che la fase conclusiva è stata la vittoria del Bologna all'Olimpico con la Roma, unica rivale di un possibile posto tolto dalla Champions League per quella che poteva essere la Roma pericolosa che si stava avvicinando, quella di De Rossi. Roma, che poi tireremo nel discorso di Chiesa, ma diamogli due parole da Douglas Lewis. Allora, onestamente, giocatore che ricoprerà il ruolo di vertice basso, titolare del Brasile o meno, ne parlano un gran bene, in un campionato anche molto provante e difficile come la Premier League. Io davvero, su questo giocatore, perdonatemi se non vi darò oggi la sentenza alla Faina o alla Enerix devastante, dove vi verrò a dire per me questo è un giocatore che sfonderà i culi al 100% e anzi salgo già sul carro, perché guai se non ci salgo, magari poi il giorno in cui segna, se non ci sono salito del tutto, sono uno non juventino. No, in questo momento prendo le precauzioni, perché ormai non juventini, penso che dopo aver esaltato qualsiasi approdo, ecco che Artur Melo risuona all'orecchio. Quello giocava nel Barcellona, se ne parlava un gran bene, anche all'epoca sembrava, no, dai meme che giravano su internet, te do un MacBook, tu me dai due noccioline, ci ho vinto io nello scambio. Qui non stiamo parlando di età come parametro, anzi, stiamo parlando di un discorso che, volendolo estendere ancora più grandemente, o ancora più in grande, scusate l'italiano che non è il massimo, è vendere Ealing vuol dire ancora dover passare sopra i corpi di Filip Kostic, perché dovremo ristaurare un completo reparto. Ecco perché da una parte mi viene da dire, cavolo, Ealing, ok che lo dai via, Kostic, Chiesa, allora che cavolo vogliamo fare? Ne vogliamo comprare uno al giorno per arrivare forse ad agosto con una squadra al completo? Perché se guardiamo sotto quel punto di vista, le fasce, se parti dal dar via Ealing, chissà quanto lavoro avrei da fare. La stessa cosa mi viene da pensare se su McKennie, evidentemente reputi giusta la cessione, anche per un calcio che non si sposerebbe perfettamente con Thiago Motta, cosa dove Douglas Lewis invece sembra essere proprio uno di quei giocatori invece intelligentemente, tatticamente validi per questa squadra, direi validi per non esagerare sempre in quella esagerazione, McKennie mi porta a pensare magari è una permanenza di Rabiot quella che ci aspetta all'anno. Chissà anche lì, perché ragazzi siamo in balia dei dubbi, il calciomercato per certi versi ci può anche far sorridere in quanto può essere imprevedibile, specialmente a me che poi quando ve lo vengo a dire, Internet Explorer, vedo Douglas Lewis se ne parla da ieri, lo so ragazzi, io onestamente, cioè, anche solo per togliere le notifiche dal cellulare si perdono le ore, visto che poi le seguo un po' tutte le vicende, Zirze compreso. Vedete che in un video alla fine neanche ce lo siamo goduti questo acquisto, perché stiamo già pensando al prossimo, capitolo di Lorenzo, capitolo terzino. Douglas Lewis, penso solo una cosa, Thiago Motta in questo momento al Bologna, nelle sue avventure precedenti, ha avuto l'onore e ha avuto la bravura e la stima totale di una nazione intera che gli ha riconosciuto il fatto che giocatori piccoli li ha resi grandi. Questo è già un super grande test, giocatore che tu vai a prendere, quadriennale, quinquennale, spese annuali di 15/13 milioni ogni anno che passa, a un 4 milioni e mezzo, è già un giocatore che il suo l'ha fatto, l'ha dimostrato, il valore ce l'ha importante, quindi pressioni per il ragazzo che non dovrà sentirle, speriamo che la storia del Brasile e dei brasiliani alla Juventus sia un po' quella degli ultimi periodi, non di quella di qualche anno fa con i vari Diego e Felipe Melo, ma che sia un pochino più verosimile ai Danilo e Bremer, tanto per magari poter pensare che Douglas Lewis è anche uno che in qualche percentuale di questo futuro incerto ti permette anche di creare quel gruppo brasiliano dove perdo Alexandro e prendiamo anche quello che parlerà la lingua di Thiago Jalò, creiamo un gruppo, lo integriamo ben alla squadra, uno di quelli che poi è stato anche un metronomo, un titolare, un, che uno
mamma mia, a dirlo mi viene da paura da dire, sì, ma uno integro. È uno che poi in queste competizioni già tutte le immagini titolare fisso, con compagno Fagioli, compagno... Che perché poi andrebbe a sposare e a spiegare la scelta. Io non pago 65 milioni di cartellino netto, non mi interessa il conguaglio, mi interessa poi quanto ai dati, ai numeri si c'è da dire. Questo è uno che fa il titolare, cioè negli 11 della Juve ad oggi tanti dubbi. Il portiere, abbiamo capito che abbiamo cambiato tutto anche lì, perché Giuntoli vuole letteralmente prendersi a fine anno, se ci riuscirà, il merito o il demerito di essere riuscito o non riuscito a fare quello che voleva fare nella sua testa. Ha cacciato tutto quello che c'era da fare, anche il preparatore dei portieri dopo 13 anni, che è stato uno degli unici punti di forza costanti in questa, diciamo, era, perché si può dire che nella mia vita 13 anni su quanti ne vivrò non lo so, hanno portato la Juventus a essere comunque lì, la prima in Italia in quel reparto lì, assolutamente, con un primo, un secondo e un ottimo, incredibile terzo portiere, che forse è anche uno degli altri pochi che sappiamo oggi rimanere al 100%. Vogliamo aggiungerci anche Fagioli a questa lista, vogliamo aggiungerci le belle parole di Bremer, il rinnovo fresco di Gatti, sì, e ovviamente Rugani Cambiaso, che è stato uno dei primi a lasciare mi piace al video di TM che scende. TM, che ci avete pensato, visto che vi ho chiesto operazione di Douglas Luiz, quanto lo valutate da 1 a 10 in termini di bellezza e di utilità per la Juventus? Io, TM, ho pensato a tante madonne, perché tanto anche a pensare a quello che scrivevano all'annuncio di Diego Motta, che cosa salta all'occhio? Qualcuno già pronto con la carabina a puntargliela in testa? Ti aspetto, t'azzardà, Venezia Juve 1-0 con 90% possesso palla Diego Motta e se nessun tiro in porta. Ecco, io posso dire una cosa, ad oggi vedo in questa Juve molta qualità. Serve anche la praticità di gente che poi te la butta dentro. Douglas lo ha fatto con i calci di rigore, in quello lo vedo molto bene, con Vlahovic potrebbe essere una bella lotta, c'è da capire tutto veramente. Mi è bella di anche Zirkzee, ma ridiamo oggi ovviamente. Mercato di giugno è fatto al 90% di sogni, 10% di praticità. In questa praticità sembra esserci lui. Giocatore che... Devo capire un attimino, per quello che ho visto, se riuscirà a intaccare nel mondo del campionato italiano. Perché non è assolutamente scontato che certe cose che tu dici le vedo in Premier, le vedo in Serie A. È difficile, per i centrocampisti non particolarmente alti, 1,73 m, sì, quindi dove anche devi abbinarci dell'energia e della quantità, la qualità non manca, anche in quello che può essere un regista spregiudicato, che te va a saltare l'uomo, che ti vince un uno contro uno, che riesce anche a farti un attimino saltare in piedi da sta cavolo di sedia dal quale siamo rimasti letteralmente ancorati. Via! Ripeto, le parole di Marinella per me sono un'esagerazione, ma neanche troppo lontano da quello che noi speriamo però possa essere. Se ne parla.